Domenica 19 settembre all'interno della riserva naturale regionale Lecceta di Torino di Sangro si è svolta la quinta edizione del Cross Country della Lecceta, manifestazione organizzata magistralmente dal team Non Solo Ciclismo del presidente Fabio Marino e targata WISP. Partenza ufficiosa alle ore 10 in punto dalla pista ciclabile antistante alla splendida Costa dei Trabocchi di Torino di Sangro. Breve tratto di trasferimento e via ufficiale volante all'interno della riserva naturale Lecceta. Percorso Mangia Baby di 5 km e 900 metri da ripetere 5 volte per gli uomini e 4 volte per le donne con un dislivello di 200 metri a tornata. Allora, buongiorno, buongiorno, beh, oggi si gioca in casa. Buongiorno a te, sì, è l'ultima prova del circuito d'Abruzzo e dei sentieri d'Abruzzo che facciamo come WISP. Abbiamo dovuto modificare qualche parte perché all'ultimo momento ci hanno negati quasi i permessi. Comunque, tutto a posto, senza polemiche, ci siamo riusciti. Bella giornata e vediamo un po' cosa succede con questi concorrenti. Oggi mi corri o...? No, oggi faccio sempre la classifica perché è l'ultima prova dei sentieri d'Abruzzo, quindi facciamo pure la premiazione del circuito, quindi poi alla premiazione ci vediamo. Ma hai evitato di gareggiare perché non sei più all'altezza o perché veramente hai altri impegni? Ormai l'età in gomma. No, ma anche per non discredica tanto i miei di categoria, capito? I miei collaboratori. Certo, perché altrimenti vinci sempre. Quindi... Vinco sempre, quindi lascio un po' di spazio anche a loro. Ogni fai tanto. Bene, fai bene. È giusto che sia così. Ma ci mancherebbe. Da buon organizzatore ci do pure ogni tanto qualche chance a loro. Certo. Allora, per quanto concerne invece Bruno Fantini, atleta, quando tornerai a correre? E penso a sta primavera perché devo fare un piccolo intervento alla schiena che mi ha portato un po' a stare un po' lontano e poi saremmo come organizzatore e come atleta. L'importante è stare bene, io sono anche geneticamente fortunato, ho una famiglia che mi sostiene in tutto e per tutto, quindi li devo solo ringraziare. Faccio i nomi, a partire da mia moglie Franco Agnese, le mie due figlie femmine Karen e Sara e poi l'ultimo maschio Remo Fantini che mi dà l'onore di proseguire il mio cognome, quindi con 5 nipoti sono soddisfattissimo. Bene, buon divertimento per oggi. Grazie e ci vediamo dopo, grazie Marco, sei sempre presente e a noi ci fa sempre piacere, lo sai, grazie. Right.
Leo Della Valle, buongiorno, siamo a Torino di Sangro, oggi gara di mountain bike. Oggi una splendida giornata, bel sole, bell'aria qui alla Lecceta e speriamo di fare del nostro meglio. Ci siamo organizzati, ci siamo preparati per questa manifestazione, abbiamo onorato il team del posto e niente, noi portiamo la nostra presenza ovunque c'è bisogno. Te sei del team Pavind, poco tempo fa, qualche settimana fa, esattamente il 5 se non sbaglio, avete organizzato una grande manifestazione a Prezza. Sì, si è disputata la nostra terza gara di XCO che rientra nel circuito dell'XCO, appunto, una manifestazione che è riuscita quest'anno in una maniera veramente bella. Abbiamo fatto un inedito, un percorso che si sviluppava sotto le pendici della Maiella, esattamente nel Morrone. È stato un po' sacrificato, qualcuno infatti ha evidenziato appunto l'estrema pesantezza del percorso, però tutto sommato è stata veramente bella e speriamo di ripetere il bis per l'anno prossimo, insomma. E ti hai partecipato? Ovviamente sì, non potevo. E come è andata? È andata molto bene, francamente. Purtroppo non riesco a prendere più il podio, non so perché, sarà anche forse una questione di età, ma o forse una mia che non sono al 100% per quest'anno, vediamo. Soddisfatto comunque Giovanni Salerno? Giovanni Salerno, un saluto al presidente, va onorato anche, sì, molto soddisfatto per la riuscita e soprattutto per l'impegno, perché devo ammettere che Giovanni Salerno ha messo veramente tanto tanto impegno per la riuscita della manifestazione. Bene, allora oggi per il podio ci si fa un pensierino, dai. Ci proviamo, Marco. Noi siamo sempre pronti. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Bruno Fantini, l'inviato. L'inviato speciale. Ora vi lascio al mio amico carissimo Fabio, che è l'organizzatore dell'evento proprio della... Quante edizioni hai fatto? Aspetta, ma te a questo punto mi dovessi dire a te Fabio, ti passo la linea. A quante edizioni siamo arrivati qua alla Lecceta? Ormai abbiamo perso il conto. No, è la ci quinta, siamo la persi quinta. In bosco, diciamo. Questa è la quinta. È la quinta. Se piano piano, partita per gioco, siamo arrivati alla quinta edizione. Allora Fabio, questa mattina c'è questa... Prego, ti lascio. Ciao, grazie, ci vediamo dopo. Gli impegni mi chiamano, quindi a dopo. Ciao Fabio. Allora Fabio, dicevamo, intanto salutiamo Bruno Fantini, dicevamo di questa diversità quest'anno. Si è tornati con la partenza qui sul lungomare. Beh, diciamo che ieri alle ore 13:30, quindi a 12 ore dall'evento praticamente, per un cavillo burocratico, diciamo che la gara era praticamente saltata. Dopodiché, io già avevo parlato anche col sindaco, che avevamo deciso io e Alfredo di non farla più, perché era impossibile. Poi niente, momento di lucidità, abbiamo trovato questa soluzione di poter cambiare il giro diverso dall'anno scorso, più corto, 6 km anziché 8,2. Poi sempre con Bruno, che ci ha dato una mano
Insomma, abbiamo trovato anche una soluzione nel bosco, abbiamo creato un altro un chilometro e due praticamente ieri sera fino alle 10, anzi l'ultimo pezzetto l'ho pulito stamattina alle 6 e niente, fortunatamente riusciamo a partire. Poi abbiamo deciso di spostare la location qui giù per diciamo per dare un minimo di logistica, perché non potendo più usufruire del punto solito di partenza, quindi con la casetta del centro visita eccetera, almeno qui per dare qualche diciamo un minimo di servizio. Quindi faremo sulla pista ciclabile, quindi sulla via verde nuova, un tratto di trasferimento, poi saliremo nel bosco e invece di fare quattro giri saranno cinque giri maschi e quattro giri le donne. Comunque la gara, diciamo, l'avete salvata, i partecipanti ci sono, la giornata è bella, adesso un attimo di tranquillità, relax. Sì, sì, adesso speriamo che si parta, appena si parte ci tranquillizzeremo tutto, veramente abbiamo fatto i salti mortali, vi dico solo questo, che c'è stato un cambio di autorizzazione che ci hanno chiesto, che l'amministrazione in tempi record ci ha mandato il messaggio a me e Alfredo con la nuova autorizzazione venerdì notte alle 2:30. Abbiamo avuto massima collaborazione con il comune. Di più di massima collaborazione, penso che un'amministrazione e un dirigente che alle 2:30 di notte si mettono comunque a cambiare l'autorizzazione con le nuove prescrizioni che ci sono arrivate dalla prefettura eccetera, penso che è difficile da trovare. Bene, la partenza ci sarà alle ore 10. Partenza alle ore 10, sì. Perfetto, buon divertimento. Grazie, speriamo che si divertano di più i partecipanti. Roberto Capozzucco, buongiorno. Wisp, siamo a Torino di Sangro, oggi c'è questa gara della Licceta. Sì, oggi è una giornata stupenda per questa manifestazione, una gara che oramai ha preso piede da qualche anno. Vediamo stamattina che ci sono molti molti concorrenti, siamo già sul numero di circa 80-90 partecipanti, vuol dire che questa manifestazione sta, ogni anno aumentiamo di partecipazione. C'è stato un piccolo cambiamento proprio negli ultimi minuti, soprattutto per la partenza. Purtroppo sì, c'è stato un cambio di comandante dei carabinieri, purtroppo c'è un tratto di strada che per loro doveva essere fatta una richiesta alla prefettura e allora abbiamo dovuto cambiare percorso per far sì che questa manifestazione si facesse tranquillamente. Comunque cambia soltanto la partenza, poi il resto del percorso più o meno resterà comunque quello. Sì, sì, il percorso diciamo che è stato accorciato di 2 chilometri, ma niente di che, allora, il percorso è sempre quello, un accorciamento di 2 chilometri. Bene, per la WISP ciclismo la stagione procede come? Domenica prossima abbiamo il campionato regionale su strada che si fa a Ripateatina e poi il 17 di ottobre a Campomarino che faremo un'altra gara e poi chiudiamo la stagione e iniziamo già con mese di novembre e dicembre un circuito di ciclocross. Letizia, buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo alle tue spalle un panorama meraviglioso. Un panorama da pesca. Un panorama da pesca, anche perché te mi dicevi che queste sono le zone dove tu vai a pesca di solito. No, vabbè, ci veniamo un po' a rilassare, è un bellissimo posto, quindi merita di venire anche per la gara. E si pesca? Bah, ci vuole sempre fortuna, Sì, sì, ma noi veniamo solo per rilassarci. Siamo... Io vedo insomma che ogni tanto pubblichi delle cose su Facebook. Vabbè, ogni tanto capita, dai. Anche qui batti il tuo compagno. No, 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 lui è più esperto di me. Lui è Sanpei, lui faceva le gare di pesca, quindi è Sanpei. Ah, bene, bene. Allora, tornando ad oggi,
c'è questa gara della Leccetta, partenza sul lungomare e poi andremo all'interno della riserva. Sì, una gara molto veloce, molto bella, tecnica, peccato che quest'anno hanno tolto un pezzettino per problemi burocratici, però rimane sempre una bellissima gara. Bene, insieme a te ci sarà anche il tuo compagno, Fabrizio Fox? Yes, Fabrizio corre, sì, si sta riscaldando, io adesso vado e niente, ci impegneremo al massimo come al sempre. Buona corsa! Grazie Marco, grazie tante. Nicola Iasci, il presidente del team Vastese in Bike, allora, oltre ad essere presidente, oggi si corre anche. Beh, è ovvio, facciamo sempre la nostra parte, come, sia come squadra che a livello personale, siamo sempre in prima linea. E non sei il solo, perché ho visto che insieme a te ci sono altri ragazzi. Beh, oggi è veramente una bellissima giornata, quindi è un piacere, ecco, onorare questa gara di casa. E te come presidente dovresti essere un attimino più bravo degli altri. Beh, più bravo, insomma, facciamo la nostra parte, diamo la presenza. Oggi io sono in piena vendemmia, quindi per me è un periodo veramente complicato, però, Conosci il percorso, anche se poi la partenza è diversa da quella dell'anno scorso. Sì, il percorso è un giro che facciamo molto spesso, anche perché siamo di casa, quindi ce la viviamo quotidianamente questo posto, che è incantevole. Se ti dico trofeo della Ventricina, te mi rispondi? Beh, è sempre uguale, riproponiamo anche quest'anno, quindi rifaremo, penso, come sempre, metteremo qualche novità. E la data? Data è ancora da valutare, in base anche alle condizioni, alla programmazione annuale del prossimo anno. Bene, allora buona corsa, mi raccomando, figura bene, perché altrimenti... Assolutamente sì, grazie, in bocca al lupo a tutti, ciao, buon divertimento. Claudio Talaborrelli, buongiorno. Beh, stamattina svegliataccia. No, mica tanto, io fortunatamente sono vicino, quindi sono sveglio da poco, però il sonno è comunque tanto, con le feste di Lanciano che sono appena finite, quindi siamo qui per fare la presenza, per far onorare il lavoro che tutti gli anni fa Fabio in questa splendida Lecceta. So che ci sono delle novità anche quest'anno, per cui non possiamo mancare a questa sua splendida gara. Sì, la location è fantastica, come possiamo vedere tutti quanti. Ormai sembra un po' in disarmo perché la stagione è finita. Comunque è sempre bello venire al mare anche nel mese di settembre. Te sei del team Iron Bikers 2.0, la stagione per te e per il tuo team come procede? Beh, quest'anno forse è stato ancora più brutto dell'anno scorso, perché non so se la stanchezza dei lockdown, delle varie cose, le manifestazioni che andavano a singhiozzo, quindi abbiamo partecipato un po' sì, un po' no. Questa infatti è per esempio la mia prima gara, verrò appunto a presenziare. Poi c'è stato un gruppo nutrito di miei compagni di squadra invece, che è andato a fare la trasferta alle Dolomiti, su alla Dolomiti Superbike, ed è stata una bellissima iniziativa messa in campo appunto dalla nostra associazione per potersi muovere con tutte le famiglie e visitare posti nuovi e belli di tutta l'Italia. Io speriamo che me la cavo, devo arrivare all'arrivo, vedere questo nuovo giro che Fabio appunto ha ricavato all'interno del bosco, che è sicuramente fantastico. Bene, buon divertimento allora. Grazie, buon lavoro a te, un buon divertimento a tutti quanti i partecipanti. Anna Maria Risca, buongiorno, oramai sei una abituée di Ultimo Chilometro. Allora, ti fai anche questa gara della Lecceta? Sì, questa sì, perché è vicino casa, quindi non potevo mancare. E quindi ti sei preparata? Diciamo di sì, però adesso hanno cambiato un po' il percorso, prima della gara lo proverò, vedrò come va. Beh, percorso? È una gara abbastanza veloce, e qualche tratto tecnico di quello, se li rimettono ancora nella gara, comunque dei passaggi un po' tecnici, però vediamo come va. Te sei reduce dalla Gran Fondo dell'Aquila, gara su strada? Sì, ho partecipato settimana scorsa. È una bellissima gara, proprio bella bella bella, mi è piaciuto tanto. È andata bene, no? È andata bene perché ho avuto un buon gregario, è andata benissimo. E oggi c'è?
Oggi no, oggi ce la devo fare da sola. Ah, da sola, da sola, da sola. Ogni tanto ci vuole un po' di tempo. Ci sono altre ragazze? Per adesso c'è la Giardinelli, c'è la Giardinelli sicuro. Sì, però poi dopo non lo so. Va però bene, ma te sei forte, te sei forte. Vabbè, mo, quello che devo fare faccio, mo, vediamo un po'. Importante è divertirsi e non farsi male. Va bene, buon divertimento. Grazie mille. Antonello Paone, buongiorno. Buongiorno a te Marco. Allora, l'abbonamento continua, scade, quando scade? A ottobre. A fine anno, dai, fine anno. Allora, ennesima intervista, come stai? Bene, dai. Stai bene? Sì, sì, oggi sveglia un po' più tardi, sto più vicino, quindi tranquillo. Di dove sei? Di Lanciano. Eh beh, insomma, no, giochi quasi in casa. Ma diciamo di sì, dai. Allora, Michele Rubeis oggi mi dice che forse non c'è. Sì, Michele deve risolvere qualche problemino, quindi non sarà dei nostri oggi. Ma poi sa che comunque è in buone mani, no? Con Paone sul percorso non si scherza. Beh certo, quello è sicuro. Allora, c'è questo piccolo cambiamento, non si parte più dall'interno della Lecceta, siamo sul lungomare. Sì, effettivamente ho saputo questa mattina che c'erano queste varianti, speriamo bene, dai. Sei preparato? Ma quello lo siamo sempre, dai. Sempre. L'ultima corsa che hai partecipato? È giù al Molise, era Filignano. E come è andata? Bene, primo di categoria. Ma ti hanno intervistato anche lì? Purtroppo no. Vedi che non c'era Marco Romani per quello. Allora, comunque non sei solo oggi, no, del team ciclistica L'Aquila? No, siamo in tanti, dai. Bene, allora, in bocca al lupo. Grazie mille, Marco. Diversi tratti di salita sul tracciato gara, la più dura denominata la Chiappini, 300 metri con una pendenza massima del 20%, e l'ascesa dei piloni. In prossimità zona arrivo, 700 metri con pendenze del 15%. Partenza via, attacco a 3 con Domenico Campini, ciclistica L'Aquila, Matteo D'Ercole, non solo ciclismo, e Cinosi Giampietro, Pro Life No Doping. Ottima la loro collaborazione, con un vantaggio che si assestava oltre un minuto dai più immediati inseguitori. Per le donne, gara sempre in testa per l'ex professionista Letizia Giardinelli, Flanders Color, con alle spalle Maria Partenza, Sakin Bro e Anna Maria Risca, Pro Life No Doping. Per la gara uomini, negli ultimi giri vantaggio a 2 per Campini e Cinosi, con D'Ercole che perdeva contatto dalla testa. A pochi chilometri dalla conclusione, errore tecnico per Cinosi Giampietro, ne approfittava Domenico Campini, ciclistica L'Aquila, presentandosi tutto solo all'arrivo. Secondo posto Cinosi, Pro Life No Doping. Terzo posto per Matteo D'Ercole, non solo ciclismo. Per le donne, vittoria di Letizia Giardinelli, Flanders Color. Secondo posto Maria Partenza. Terzo posto Anna Maria Risca. Domenico Campini, beh, complimenti, per te c'è la vittoria oggi. Grazie. È andato bene? Sì, secondo anno consecutivo. Ah, quindi anche l'anno scorso? Sì, è andata bene, sono contento. È stata dura. Giampietro è stato duro, ha fatto patire. Il corso bello, la giornata bello, splendida. Sì, caldo, perfetto, tutto perfetto. La stagione procede meravigliosamente. Sì, prossima gara con l'Armele, e penso fino a ottobre e poi basta. Giampietro Cinosi, beh, complimenti, per te una seconda posizione qui alla Lecceta. Sì, è stata dura, però è andata bene. Sono partito un po' defilato per cause mie, intorno alla 30ª posizione. Ho fatto una gara in rimonta e alla fine abbiamo fatto 4 giri e mezzo davanti, io e Domenico, ma sempre io davanti. All'ultimo giro sono, diciamo, messo il piede a terra in un single track e non ce l'ho fatta a tenere più la ruota e ha vinto lui. Stavi raccontando questo all'organizzatore, Fabio? Sì, proprio questo, che sfiga, perché altrimenti ce la saremmo giocati qui in volata. Matteo D'Ercole, non solo ciclismo, il team organizzatore, beh, per te una terza posizione, bene? Dai, sì, è andata bene, purtroppo Giampietro e Domenico inarrivabili, quindi ci accontentiamo di questo terzo posto comunque ed è un buon risultato. Sì, questa variazione di percorso lo ha reso comunque effettivamente molto duro. Pochi punti in cui recuperare, quindi dai, comunque è andata bene lo stesso, nonostante questo imprevisto, una bella gara come tutti gli anni. Va bene, quindi terza posizione, hai già vinto quest'anno? Sì, a Pizzoferrato, intervista da parte tua. Vero. Quindi dai, un altro podio, siamo contenti, una buona annata. Bene, in bocca al lupo allora. Grazie, viva il lupo. Ciao Marco, ciao a
Letizia Giardinelli, allora sei appena arrivata, una gara sempre in testa. Eh sì, una gara impegnativa, dura, tecnica, percorso bellissimo. Sì, sembra in testa, un po' in difficoltà al primo giro perché non riuscivo a carburare bene, ma dopo sono stata con un gruppetto, sono stata bene. Percorso bello, no? Sì, percorso bellissimo. Vabbè, la Leccetta sappiamo è un campo di gara bellissimo e per allenarsi chi abita qua diciamo che è molto avvantaggiato, bellissima gara. Bene, adesso la prossima dove? A Collarmele? Guarda, non lo so, con l'Armenia è difficile che ci vado, ti dico la verità, dopo si deve ancora fare il campionato regionale XC, vediamo quando lo fanno e dove lo fanno, perché è saltando a Rischia, che si faceva questa domenica, quindi penso che la prossima sarà quella. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie Marco.